Ben ritrovati amici, bentornati su Luca Toselli, Nerd e Retro. Dobbiamo per forza di cose parlare di quello che è accaduto ieri. Vi ho già portato la mia live reaction a quello che è stato il trailer in cui abbiamo scoperto che torneremo a Kalos. Se non avete ancora visto il video ve lo lascio qui sopra nelle schede, ma volevo rispondere ad alcuni interrogativi, ovviamente inerenti a quello che è successo ieri. Volevo anche un po' analizzare insieme a voi quelle che possono essere le opzioni e soprattutto voglio aprire alcune cose che mi sono arrivate o che ho comprato. Sapete che come al solito abbiamo il video di riepilogo di quelli che sono i miei acquisti. Prima di tutto, grazie mille, quota 21.000 iscritti raggiunta, avevamo appena festeggiato i 20.000, vuol dire che stiamo lavorando bene, ma vuol dire che anche dall'altra parte c'è un riconoscimento da parte vostra, quindi grazie mille, perché ogni canale YouTube senza pubblico è un canale YouTube destinato a non far niente e sono contento che anche in questa nuova avventura siate sempre ben presenti insieme a me e in tutto quello che adoro condividere insieme a voi. Parto da rispondere a un quesito che mi sono trovato tante volte, cioè perché hai detto godo che non si torna a Unima e invece sei contento di tornare a Kalos? Beh, inizio a dirvi che Unima e Kalos sono stati due estremi della mia avventura con Pokémon, perché a Unima ho mollato tutto. Cioè, quando prendo in mano Bianco e Nero e inizio a giocare a Bianco e Nero, me lo guardo e dico, ma che è sta roba? Non per la trama, non per la musica, nemmeno per la grafica dell'epoca, per i Pokémon. Quando io gioco a Pokémon, devo per forza di cose immedesimarmi nei Pokémon. E poi faremo un contenuto a parte sulla quinta generazione. Ma non ho per niente apprezzato la volontà di ricalcare la prima generazione traslata di qualche anno. Perché questo è quello che è accaduto, a Unima. Su Bianco e Nero 2, già meglio, perché c'erano anche altri Pokémon, il Pokédex era più ampio, e comunque la storia, sempre bello, affascinantissimo a Unima, da quel punto di vista della trama e da quello che era il messaggio che volevamo passare. Quando gioco a Pokémon, io devo giocare con i Pokémon. C'è poco da fare. E i Pokémon di Unima, salvo rare eccezioni, e poi arriveremo a fare anche la tier list di quinta generazione, per forza di cose, manca prima quella della quarta, non mi sono piaciuti. Quindi godo per quello, perché immaginarmi di tornare a Unima magari con un remake di Bianco e Nero e magari in versione Diamante Lucente Perla Splendente, che mi ha fatto schifissimo, così come mi ha fatto schifissimo Let's Go, ma perché sono target diversi rispetto alla persona che sono, all'età che ho, non avrei apprezzato né la grafica in quel caso e nemmeno ovviamente i Pokémon. La storia sì, meravigliosa, ma delle due allora mi leggo la trama se deve essere una roba di questo tipo. Ma quando io gioco a Pokémon devono per forza esserci Pokémon e devo, a maggior ragione, io nostalgico come sono, ricondurmi a determinati Pokémon che apprezzo. Perché invece Kalos è stato meraviglioso per me? Perché in Kalos hanno fatto esattamente il contrario. La trama, tant'è che mancava il titolo Z che deve arrivare nel 2025 addirittura. E poi non ci hanno raccontato quasi niente. Però hanno giocato tanto sul fattore nostalgia, tantissimo. E anche qui faremo un video sulle mega evoluzioni che torneranno. Io ieri quando vedo Kalos non penso che possa tornare anche la mega evoluzione. Invece sì, ce lo fanno capire. Allora qui possiamo aprire la possibilità al ritorno di altre mega evoluzioni. Ve lo dico già subito. Pokémon Z, se abbiamo avuto Charizard e Mewtwo X e Y, io mi aspetto Charizard e Mewtwo, o comunque sicuramente Charizard Z. Me lo aspetto, perché me lo aspetto assolutamente, quindi preparatevi a una nuova mega evoluzione per Charizard e secondo me anche per altri Pokémon, anche se hanno già la mega evoluzione. Vi dico, secondo me Lucario è uno dei Pokémon che avrà una nuova mega evoluzione Z, perché Lucario è un Pokémon simbolico all'interno di quella generazione, anche se non è la sua generazione appartenenza, ma Lucario anche già all'interno di X e Y è un Pokémon che ti regalano con la mega pietra e bla bla bla, quindi io Lucario Z me lo aspetto. Perché però per me è folle quello che è accaduto ieri con Pokémon ZA? Intanto perché non si limitano a Z, che Zygarde, che necessitava di un nuovo capitolo, perché XY, ma poi Z di Zygarde, non c'è stato niente, tant'è che viene inserito all'interno di Sole e Luna, devi raccogliere le cellule, i nuclei, e quindi Zygarde, se ci pensiamo, è un Pokémon, sì, di sesta generazione, ma che meno male viene più affrontato nella settima con delle forme inedite che sono anche un po' bruttine, diciamoci la verità, almeno questa è la mia sensazione, il mio punto di vista.
Quindi non solo Zygarde, perché non credo che sarà solo Zygarde il topic di Leggende ZA, ma la A. E perché la A? Intanto perché sono la prima e l'ultima lettera dell'alfabeto. Però non è AZ, è ZA. Perché chi era Z? Un personaggio che ci è stato raccontato all'interno della trama di Kalos e che ci ha lasciato anche un po' lì. Diciamo che c'è anche qualcosa che c'era stato mostrato, che sappiamo esistere, ma che poi non è arrivato, il fluete di AZ, che è nei dati, sì, dei giochi di sesta generazione, ma non è mai stato distribuito. E quindi secondo me torneremo lì. Però se ci pensate, AZ ci raccontava la storia del passato, e quindi Leggende ci sta alla perfezione da quel punto di vista lì. Però ragazzi, occhio! Perché ieri il trailer ci ha mostrato qualcosa che sembra più futuristico che passato. Quindi non so se avremo un'organizzazione stile Leggende Pokémon Arceus sul passato. Perché oggi qua loro vanno a rompere una barriera importantissima. Perché noi abbiamo sempre avuto remake di prima, remake di seconda, remake di terza, remake di quarta. E vanno a fare il remake di sesta o comunque una sorta di... gioco Pokémon della mainline, ma quasi spin-off come Leggende, che prima raccontava il passato e ora vedremo cosa racconterà, perché ha senso e logico raccontare il passato di Kalos, di AZ, della guerra, di tutto quello che è accaduto, ma siamo sicuri che succederà questa cosa? Siamo sicuri che racconteranno questo? Perché per me no, e c'erano dei grandi dubbi sulla Mega Evoluzione. Già la Mega Evoluzione per me è una tematica che si incastra tanto con quello che racconta la quinta generazione, il legame tra Pokémon allenatori. La Mega Evoluzione non sempre è una cosa che fa bene ai Pokémon, anzi, ci sono dei Pokémon che soffrono terribilmente quando si Mega Evolvono, ed è una tematica. Rapporto allenatori Pokémon deve essere affrontato. Fluete e AZ sono assolutamente la linea giusta per quella roba lì. È per quello che ieri vi dicevo, ma siamo sicuri che sia solo Kalos? Che non ci possono essere degli spunti di quinta, perché già nei DLC di Scarlatto e Violetto la quinta generazione è stata trattata ampiamente. Quindi secondo me potremmo avere, non dico due regioni in una, ma una sorta di incastri tra la trama di Pokémon Bianco, Bianco e Nero, Bianco e Nero 2, e quelle che sono le tematiche, con delle tematiche diverse che dal punto di vista della trama erano carenti invece a Kalos, che vanno a ricalcare. Poi io vi dico, sono una vecchia guardia, no? della community Pokémon su internet, anche se più dormiente negli ultimi anni che altro, ma io mi ricordo gli anni dei meme, dei remake di terza generazione, se me li ricordo, ogni roba era un indizio o in confirmed, ma me lo ricordo come se fosse ieri. E quanto è stato meme invece Pokémon Z? Tantissimo. E guarda che cosa succede quando meno te lo aspetti, ti buttano lì in faccia Pokémon Z. Ma non solo Pokémon Z, Pokémon ZA, perché sono davvero convinto che AZ sarà un protagonista di sta roba qui. Però io, attenzione, voglio prendere anche in gioco la figura di N, che la Z, se la giriamo di qualche grado, 90 gradi, la Z la leggi come N. E io non so che legame ci sia tra N e AZ. Non ne ho la più pallida idea, ma sicuramente sono due figure emblematiche per i giochi di quinta e di sesta generazione e che parlano dei rapporti con i Pokémon. Quindi attenzione, che secondo me da questo punto di vista c'è del potenziale per unire comunque quella che è l'ideologia dei giochi di Unima con quella che è invece la trama incompleta, inconclusa e inconcludente anche dei giochi di Kalos. Perché io a Kalos l'apprezzo per la nostalgia, anche se c'è una trama scadente, e invece dall'altra parte lui me la disprezzo nonostante una trama di livello per quelli che sono i Pokémon. E si gioca tutto lì la partita. Perché se riescono a unire i Pokémon di Kalos, la nostalgia dei Pokémon di Kanto, la mega evoluzione di alcuni Pokémon che vogliamo come Flygon da una vita, alla trama invece che accompagna Unima e tutta la roba di Unima, viene fuori un gioco della Madonna, perché per me già Leggende Pokémon Arceus è un gioco di alto livello. È davvero il gioco Pokémon che più ho apprezzato negli ultimi anni, cioè forse da Ergol Soul Silver. Cioè, quindi stiamo parlando di tanto, perché per quanto io abbia apprezzato Kalos, sì, d'accordo, però poi devi mettere in conto che ci sono dei difetti, ci sono dei limiti e sono evidenti. Questa è un po' la mia lettura su quello che è accaduto ieri, ci ho voluto dormire sopra un po' e adesso andiamo ad aprire i nostri pacchetti. Fatemi però sapere le vostre qui sotto nei commenti.
iniziamo subito con qualcosa che non appartiene né alle carte né a Pokémon, che abbiamo già visto qui sul canale, dato che stiamo commentando anche tutti i capitoli che stanno uscendo, o almeno quelli in cui c'è qualcosa da dire. Ieri sono ritrovato all'interno di un negozio che vendeva manga di One Piece, e dato che lì alle mie spalle, dietro alla scarpa che vedete dietro la mia testa, ci sono i fumetti di One Piece, ho preso 5 volumetti che si aggiungono appunto alla collezione per andare a cercare di concludere. Penso fino al 50 di averli tutti, ho qualcosa di Wano e intorno al 60 mi mancava, quindi sono andato a completare un pochettino di roba che mi mancava intorno al 60, ok? Quindi questa è un po' di roba che mi è arrivata, vabbè, fatta vedere al volo. Fatemi sapere se anche voi state facendo la collezione di One Piece. Io faccio la collezione bianca perché secondo me non aveva senso iniziare la collezione blu, che era quella senza ristampe, quando l'ho iniziata io circa 10 anni fa, secondo me 10 anni fa. Ciao ragazzi, eccomi di nuovo qui. Mi è arrivato un pacco, ho preso una decisione importante riguardo One Piece e voglio condividere con voi l'unboxing. Insomma, come potete vedere, ho ordinato i primi 8 volumi di One Piece dopo aver preso quello che è uscito in edicola, sempre New Edition, la ristampa, quella col bordo bianco, come potete vedere, che è il numero 62 e parla degli uomini pesce. La mia collezione è iniziata. E poi abbiamo un paio di pacchi da aprire. Questo arriva da Vinted ed è un pacco enorme, infatti sono curioso di aprirlo perché, se ben ricordo, dovrebbe esserci una sola carta, però è cioè, veramente un pacco spesso, grandissimo, e quindi voglio vedere perché questo imballaggio. Vi dico che avremo 2 pacchi da aprire ed entrambi... un libro? Ed entrambi i pacchi contengono carte di Pokémon che si mega evolvono, però... un libro? Cioè, mi è stato spedito un libro invece che la carta? Rega? Stiamo scherzando? Un libro su una setta satanica? Sono un attimino confuso. Ok, per fortuna è acquistato su Vinted, quindi nel caso possiamo chiedere il rimborso, ma non è questo. È che veramente questa cosa mi spiazza. Tra l'altro lo scotch sulla copertina che rompe la copertina. Ma c'è la carta dentro o c'è solo il libro? Rega? Io vi giuro, mi stanno venendo i brividi. Cioè, io ho acquistato questa carta di Houndoom perché mi piace tantissimo questa carta di Houndoom. Però è un Pokémon satanico e mi è arrivato dentro questo pacco qui. In che senso? C'ho i brividi. Vi giuro che c'ho i brividi, perché questa cosa mi ha un pochettino destabilizzato. Che recensione devo fare io a quest'utente di Vinted, secondo voi? La carta è arrivata. Sì, la carta è bella, però il resto che... Ma non l'ho pagata neanche così, non è vero. Succedono cose strane. Tra Raichu che prende l'acqua perché fa la burrasca di tuoni, e Houndoom che è il cane del demonio che arriva in questo libro, io inizio ad avere un po' di paura. Vabbè, fatemi sapere se questa carta vi piace. Secondo me è clamorosa, bellissima. Non mi aspettavo tutto il resto. E uno dice, magari me lo voglio leggere comunque questo libro. Non puoi. Perché cosa... Va bene. Grazie, apprezzatissimo. Abbiamo poi una busta che per fortuna è normale, però a questo punto io ho paura di quello che posso trovare qui dentro, perché io so qual è la carta in questione. E pensando al Pokémon, posso aspettarmi qualsiasi cosa, delle cellule staminali lì dentro a questo punto. Allora, questa carta qui, signori, è una carta emblematica. Questa credo che sia una carta unica nel suo genere, davvero unica nel suo genere, perché è un Pokémon che conosciamo tutti, amatissimo, della prima generazione, una vera e propria icona, ok? Però è una carta che va a rompere un pochettino quelle che sono
le regole di Pokémon. Intanto dovrebbe essere ottime, dai, diciamo così, ottime condizioni, un segno di pressione lì in alto. Però questa carta che rappresenta Mewtwo è stata disegnata da un certo signore Christopher Rush. E voi direte, chi è Christopher Rush? È un artista di Magic the Gathering. Beh, tanto il tappetino qui sotto non ha bisogno di presentazioni, altro vintage, altro iconico, Drago di Shiva, Magic the Gathering. Ma Christopher Rush è l'illustratore del Black Lotus, che è una delle carte più famose di Magic, forse anche una delle icone del collezionismo di carte in generale, proprio non solo Magic, ma in generale. Ma per me Rush non è solo l'autore del Black Lotus, ma anche di quella che è forse la mia carta di Magic preferita, una delle sicuramente top 3, che è il Lightning Bolt. Qui vi faccio vedere il fulmine, è edizione revised, quindi questo non costa niente, ma è molto bello, secondo me, anche se è un bordo bianco. Christopher Rush, esattamente l'autore che ha disegnato questa illustrazione di Mewtwo. Quest'uomo purtroppo è morto, quindi non sarà possibile fargli autografare la carta, e anche le carte che ci sono oggi in giro autografate da Rush valgono tanto, proprio perché intanto è un autore che ha disegnato pezzi di storia del collezionismo di carte, e poi perché purtroppo è venuto a mancare. Quindi queste due carte insieme per me sono molto belle, lo stile di Rush è molto bello, e questa è l'unica carta di Pokémon disegnata da un illustratore di carte Magic, e non carte Magic qualsiasi, ma Christopher Rush, che sin dall'edizione di Alpha ha dato vita a carte iconiche come Fulmine, Black Lotus e tante altre. Quindi questo Mewtwo è davvero decisamente troppo troppo bello. Pokémon, dicevo, che hanno entrambi una mega evoluzione, e se questo signorino, sono sicuro che avrà una Z, vedremo se Houndoom avrà questo destino. Doom. Signori, fatemi sapere le vostre considerazioni qui sotto nei commenti, ci sono state tante cose dette, state tante cose anche viste, anche un po' così, video un po' particolare, devo dire la verità, perché parte con un argomento, si conclude con un altro, con anche l'effetto sorpresa. Aspetto le vostre considerazioni qui sotto nei commenti. Ciao.